Un caloroso benvenuto da uno degli stadi più grandi e prestigiosi del mondo, sede dei trionfi del Barcellona, il Camp Nou. Oggi si affrontano Italia e Belgio. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marcheggiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Ecco le formazioni delle due squadre. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Bernardeschi prova la giocata. Immobile! Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Se ne va. Cross di Lorenzo. Devia di testa. Jorginho. Insigne. Se ne va, la butta in mezzo, va di testa e c'è il gol dell'Italia. Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Palla a Nainggolan. Lukaku! E hanno sfiorato il gol. Conclusione fuori di un soffio. Peccato per lui. Il tentativo era ottimo. Cerca la gran conclusione. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dopo i primi 45 minuti. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Hazard scatta verso il pallone. Occasione! Hazard la gioca sulla destra. Mertens! Un'altra conclusione! E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Florenzi avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Jorginho prova il tiro. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione e purtroppo non ha trovato il gol. Jorginho è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Si libera la grande. Cross di Flore, tocca con la testa. E il palo salva il portiere. Finisce così, non c'è più tempo. È un grande risultato. Volano in semifinale grazie a una grande partita. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. Il
immagini in diretta dal Morumbi. Davvero straordinaria l'atmosfera che si respira in questo stadio. Ecco le formazioni delle due squadre. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Ecco il tiro. È un grande riflesso qui. Cross verso il centro. Occhio alla conclusione. Gioca con un pallone lungo. Ci prova. Bella parata! E trova... può concludere. E c'è il gol della Danimarca. E segnano il primo gol dell'incontro. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Prova a scavalcare la difesa, qui deve tirare. Traversa, ma non è finita. Occhio alla conclusione. Ecco il fischio finale, finisce qui la loro avventura. La loro corsa finisce qui. Niente da fare, sono stati sopraffatti dalla qualità del gioco degli avversari. Hanno mancato l'appuntamento con la semifinale. Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Portogallo e Francia. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. La partita è iniziata. Cerca spazio. E ancora. Tocca con la testa. Altra chance. Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Va al tiro. E c'è il gol del Portogallo. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Occasione per il contropiede. Buon lancio. Cristiano Ronaldo! Cerca un compagno. Tenta la conclusione. Tocco preciso. C'è spazio. Giroud! Salvati dal palo. Cristiano Ronaldo vuole il lancio. Cerca il tiro. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Luca. Sì, è vero che stanno vincendo per 1-0, ma... Occhio alla conclusione. Ricevi, occhio al tiro. Ed è gol! Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Griezmann. Riceve un bel pallone. Va di testa! Fischio finale e dunque tempi supplementari. Entrambe le squadre possono avere qualche rimpianto. Non hanno fatto, secondo me, abbastanza per vincere. E comincia il primo tempo supplementare. E trova il compagno. Va giù. Rischiano tantissimo con questo fallo. Momento di enorme tensione. Tutto passa da questo calcio di rigore. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. E c'è il gol del Portogallo! Grande freddezza dal dischetto in un momento decisivo. Lo ha fatto sembrare facile, grande freddezza. E l'arbitro dice che può bastare, termina il primo tempo supplementare. Riceve il passaggio. Gio Mario! Un palo clamoroso. Bel gesto tecnico. Cerca il secondo palo. E va a colpire di testa. Ed ecco il gol. Ecco il pareggio.
Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso, del compagno. Arriva il fischio finale, ci sarà bisogno dei calci di rigore per decidere chi vince. La lotteria dei calci di rigore, è qui che si scopre la stoffa del vero campione. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. E ha sbagliato il primo rigore, errore pesante. Ha cercato la precisione, il legno gli ha negato il gol. Fa uno specialista, ma in queste situazioni più che la tecnica... Rigore tirato alla perfezione, imprendibile per il portiere. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Griezmann si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. E il portiere è rimasto praticamente immobile. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Il portiere senza scampo, non sapeva cosa fare. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Rigore tirato alla perfezione, imprendibile per il portiere. Il Portogallo ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. E il portiere è rimasto praticamente immobile. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Pogba sarà il quarto rigorista della sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Un rigore che vale la vittoria. Rui Patricio è l'ultima speranza della sua squadra. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. Erano stati bravi fino a questo momento, bisogna dirlo. Oggi però è stata tutta un'altra storia. Non è bastata neanche questa prestazione per arrivare in semifinale. È qui che dall'inizio della stagione 2017-2018 giocano i colchoneros dell'Atletico. Ecco le formazioni delle due squadre. Tocca verso il centro. Gran colpo di testa. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Il secondo tempo è cominciato. Traversone verso il centro. Ci mette la testa. Cross di Chamberlain. Prova a salire in aria. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività. Fischio finale e dunque tempi supplementari. Nessuna squadra è riuscita a far gol. Alla fine è prevalsa la paura di perdere. Buon lancio. Ozil. Bel pallone. Primo tempo supplementare che finisce qui. Cross di Walker, salta e colpisce di testa! Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Arriva il fischio dell'arbitro, non c'è più tempo. Calci di rigore. Non hanno lesinato energie. E non era scontato a questo punto della gara, ma dimostra la voglia che entrambe le squadre hanno di vincere. E siamo arrivati ai calci di rigore. Adesso contano solo cuore, nervi e testa. Schürrle si fa avanti per calciare il primo rigore. 1-0.
freddissimo alle spalle del portiere. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Splendida parata. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Segnando questo rigore possono portare a 2 il loro vantaggio. All'angolino destro. E ora sono in vantaggio di 2 reti. Devono assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso e la mette in rete sulla sinistra. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Si segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. Stupenda parata del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. E il portiere è rimasto praticamente immobile. Allungano, 2 gol di vantaggio. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La parata che decide il match. Sembra che nemmeno gli stessi giocatori ci vogliono credere adesso. Questa è una grande vittoria. Sono in semifinale. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari. E questo si è rivelato fondamentale nei calci di rigore.